Siamo pronti per un altro viaggio, per una nuova puntata di CarTube. Ospite della nostra puntata è Eleonora Ducci, sindaco di Talla, anzi sindaca di Talla. Ecco, con lei parleremo di politica, ma non solo, e quindi aspettatevi una puntata particolarmente intensa. Quindi sigla, si parte, CarTube. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra. Benvenuta a bordo, Grazie. Eleonora Ducci, sindaca di Talla, ma non solo, c'è un bel po' di incarichi, insomma, diciamo che qui ci vuole un po' Per la una specie, partenza. sì, perché abbiamo una nuova autovettura della Honda, sempre offerta dal nostro, ecco, diciamo, questa è sempre più tecnologicamente all'avanguardia, però insomma siamo anche al passo con i tempi dal punto di vista ecologico, quindi Esatto. dicevo, non solo sindaca di Talla, ma insomma fai parte sei da poco stata nominata presidente dell'associazione Comuni, L'Unione dei Comuni del Unione dei Casentino. Comuni del Casentino. Ho detto tanto non lo dico giusto perché Unione, perché io L'ex sono comunità rimasto montana. ancora alla vecchia comunità montana, quindi Sì, è l'ex comunità ex montana, comunità. ormai diventata pare dal 2000, poco prima che fossi eletta sindaco, l'Unione dei Comuni. Allora, non si dice di solito l'età di una donna, cioè non è il massimo dell'educazione, però insomma, se visto e considerata che sei giovane, insomma, si può ricordare quando sei nata, il 19 di agosto del 1986, quindi giovane politica rampante. Sei laureata in Scienze per i beni culturali. Questo amore, questa passione per la cultura, come ce l'hai sempre avuta, insomma, fin da piccola. Sì, in realtà è stato un cambio di passo. Io avevo iniziato un altro corso di laurea in giurisprudenza, un corso di lingua italo-francese a Firenze, poi Ti accorgesti che non era un il paio tuo di mesi mondo. e capii che non era il mio mondo e quindi ho cambiato dedicandomi un po' alla mia passione, che poi in realtà, alla quale poi in realtà non ho dato seguito, perché poi ho iniziato a fare il sindaco, ho fatto un master, poi dopo ho iniziato a fare il sindaco e quindi purtroppo non ho dato seguito poi Però c'è alla il formazione. coraggio di cambiare, di accorgersi che non siamo nella strada giusta, quindi mettersi in discussione e dire: ma perché insomma sto facendo questa. Uno si ferma, pensa, ma tutta la vita devo fare questo, Invece, lo faccio? E allora decisi di cambiare. quando è scattato l'amore per la politica? Perché Allora, momento. nel 2000, allora, in realtà ero entrata nei Giovani Democratici, in realtà però diciamo, il mio percorso inizia più con l'amministrazione locale, perché mi sono candidata al consiglio comunale
con il nostro candidato sindaco Rottone Occhiolini, che qui ad Arezzo, insomma, molti sicuramente si ricorderanno, in tutta la provincia di Arezzo. E nel 2009 perdemmo le elezioni, ma io fui eletta comunque in consiglio comunale in minoranza, all'opposizione. E poi da lì è iniziato un percorso, mi sono avvicinata al Partito Democratico e poi nel 2014, dopo che Ottone si dimise e lasciò, io diventai capogruppo di opposizione e poi candidata a sindaco. Quindi parliamo di Ottone Occhiolini, quindi di una colonna del Partito Socialista. Insomma, esatto, sì, quindi, è vero. È stato anche assessore, insomma, sì. Una persona di grandissimo livello. Insomma, la politica forse a quel tempo, senza forse, era un'altra cosa. Sì, è vero. Però insomma mi fa piacere sempre ricordarlo, perché comunque devo a lui l'inizio del mio percorso e anche, come dire, l'aver visto forse in me qualcosa tale da poi suggerire che poi fossi io a portare avanti questo percorso. Quindi ancora c'era una scuola politica, no? Perché ho avuto la fortuna di seguire un personaggio che ha dato molto dal punto di vista amministrativo politico ad Arezzo, e quindi c'erano i famosi insegnamenti, no? E trasmettere anche un senso di responsabilità che oggi purtroppo è un po' perso. Sì, poi anche come si approcciano gli atti del consiglio, come ci si rapporta, come si sta dentro un consiglio comunale, ecco, penso che questi sono stati ecco, insegnamenti sia lui che altri che erano un po' più, diciamo, storici dell'amministrazione comunale mi hanno dato, e quindi sì, sicuramente gli devo un modo e un approccio che probabilmente in molti hanno dovuto forse anche fare un po' più da sé, non che poi dopo uno non si debba poi fare le ossa da solo, però come dire, la strada, il metodo, quantomeno c'è stata la possibilità di poterlo avere da una persona di quelle qualità politiche umane, quindi sì, sicuramente. Allora, te hai anche sangue francese, perché tua nonna è francese, sì. Chantal, ce ne vuoi parlare? Anche perché ho visto sulla tua pagina Facebook questa tua posa sulla terrazza della nonna con il caffè in mano, dicendo, sì, beh, insomma, mi coccola posto. Ancora, mi fa pezzetti le mele, mi lava le susine, insomma. Ah, diciamo che lo fa più ora che quando ero piccolina, perché in realtà quando ero piccolina menava la nonna, era molto rigida, sì. Educazione, io avevo, cioè, queste due nonne, una non c'è più, la nonna Santina, che era più diciamo la tipica nonna italiana, hai mangiato, mangia, ti faccio questo, ti faccio quell'altro, mentre la nonna Chantal era più un po' più rigida, e mentre ora in realtà probabilmente si è ammorbidita con gli anni un po' di più, e quando vado lì è rimasto l'unico posto dove mi fanno il caffè, perché di solito quello è il lavoro che tocca a me a casa mia, quando si fa, ma il caffè è il mio compito, invece dalla nonna me lo fa lei, no? E mi sbuccia la mela, tutte queste cose qui, ogni tanto quando vado a pranzo da lei mi rilasso proprio, che lo trovo il pranzo fatto, e queste piccole attenzioni che sono una bella cosa. E poi soprattutto c'è la memoria storica, perché le persone anziane, io mi incanto a sentirle parlare, è una memoria storica che forse adesso stiamo un pochino perdendo, però insomma sono delle perle sempre di saggezza, no? Sì. Le persone anziane. E quindi storie particolari anche del nonno, della famiglia. Poi la mia nonna era infermiera caposala all'ospedale psichiatrico in Francia, quindi può capire che le sue storie sono anche qualcuna anche particolare. Senti, poi ti volevo anche far parlare di questa associazione culturale Il Ponte di Sasso, sì. che alla quale ti tieni particolarmente. Sì, sì, è una bella realtà del nostro comune, che proprio all'indomani di quando, insomma, questa sconfitta elettorale proprio con Ottone, decidemmo di creare qualcosa per fare un po' di iniziative culturali e comunque tenere unito un gruppo che aveva lavorato con delle prospettive. E l'associazione c'è ancora, proprio ieri mi sono incontrata con il presidente che è Orazio, il fratello di Ottone,
e insomma abbiamo un po' parlato delle iniziative che faranno quest'estate. C'è sempre la collaborazione di personalità importanti come Claudio Santori, che è un amico dell'associazione, e di Talla, perché proprio a Talla c'è una casa, quindi spesso Il professore ha una casa a Talla, Sì, no? Professor Claudio Santoro. Santori, sì. E quindi spesso insomma, promuove delle iniziative, letture didattiche, piuttosto che contatti con musicisti o altro. Ecco, ha portato a Talla tante figure importanti e tante iniziative di qualità. E quindi è una bella realtà. E poi ci sono tutte queste iniziative che insomma, vedono come scenario anche il Casentino, che è stata una terra importante per Dante Alighieri. Sono 700 anni dalla morte, e insomma, c'è questa bella, grossa, corposa iniziativa per quello che riguarda il comune di Prato Vecchio Stia. Sì, No? ma in realtà tutti i comuni, diciamo, quelli che hanno voluto, quelli che con il nome, diciamo, più legato a Dante, penso a Poppi, Prato Vecchio Stia, piuttosto che Bibbiena, una serie di iniziative legate proprio all'anno dantesco, a queste celebrazioni. E ho visto, guardavo ieri nel dettaglio il calendario, poi il comune di Prato Vecchio Stia ha redatto anche un calendario unitario di tutte le iniziative della vallata, perché il comune di Prato Vecchio Stia è il capofila del nostro ambito turistico. E quindi diciamo ha un po' le redini di tutta la parte della promozione turistica del territorio. E hanno fatto veramente un bel calendario, e avevo visto due o tre cose e mi dirò al sindaco se mi invita un paio, perché ci sono veramente delle iniziative interessanti. Poi abbiamo inaugurato una settimana scorsa, se non sbaglio, il museo L'Inferno a Campaldino, proprio con il castello di Poppi. Anche quello un bel museo fortemente voluto dagli assessori del comune di Poppi, in particolare Seri e Vezzosi, che hanno curato questa bella iniziativa. E che ci sono tutta una serie di esposizioni, di volumi della Divina Commedia della Biblioteca Arigliana, che lì c'è una biblioteca meravigliosa dentro il castello di Poppi. E poi ci sono delle ricostruzioni delle macchine da guerra medievali, questo plastico della battaglia di Campaldino, dove proprio Dante ha Ha combattuto, combattuto. sì. Quindi è anche bello, insomma, secondo me, questo aspetto, Dante letterato, ma anche Dante uomo politico, uomo attivo, perché poi si combatteva, effettivamente i rappresentanti delle famiglie fiorentine, medievali in generale. Alcuni avevano diciamo così, dei campioni che mandavano a combattere al posto loro, ma qualcuno come Dante combatteva in prima persona, quindi insomma si immagina. Combattevano anche i prelati, perché c'è morto il vescovo di Arezzo, no? Quindi Ci guarda. immaginiamo Dante tutto con la cotta di metallo, lo scudo, che insomma, oltre a scrivere un capolavoro con la Divina Commedia, ha fatto la battaglia di Campaldino, è sopravvissuto, quindi perché battaglie diciamo cruente del Medioevo dovevano essere anche su questo impegnative e pericolose. C'è, a proposito di battaglie, ci sono delle battaglie civili che si stanno combattendo in Italia in questo momento, una delle quali è la legge Zan, visto e considerato che abbiamo così, citato un prelato che prese le armi e andò a combattere. Ci sono tanti modi per combattere le guerre, diciamo, questa legge Zan che ha diviso un po' l'Italia in pro e contro, e adesso però c'è stata questa uscita da parte della Chiesa che fa molto discutere. Ecco, te da donna impegnata in politica, da donna di sinistra, come vedi questa uscita? E io la trovo veramente è un'ingerenza potentissima nella vita politica del paese, cioè un paese laico, come comunque deve essere l'Italia, e deve essere l'Italia in Costituzione, riconosce la libertà di religione, di identità, il rispetto del prossimo, degli altri, al netto delle discriminazioni legate al genere, all'orientamento sessuale, alla razza e quant'altro. E quindi che la Chiesa,
davvero abbia pensato di esprimersi in maniera così trasciana, addirittura dicendo che questa legge lede la libertà dei cattolici, o addirittura ancora che non si preveda per le scuole cattoliche la libertà di dire non aderiamo alla giornata contro l'omofobia. La giornata contro l'omofobia è un'opportunità anche e soprattutto nelle scuole, perché ricordiamoci che queste iniziative, la promozione dei diritti partendo dalle scuole è un modo per prevenire il bullismo, per prevenire i casi di depressione, i casi di suicidio dei ragazzi. Cioè, non ci dimentichiamo quanti episodi terribili nati dalla discriminazione che hanno subito questi ragazzi, molto spesso ragazzi omosessuali o transessuali, che hanno subito discriminazioni che li hanno portati a fare i gesti più estremi o comunque a vivere una vita segregata piuttosto che con grossi problemi dal punto di vista anche psicologico. Quindi pensare che la Chiesa davvero possa promuovere un'azione volta a mantenere questo, ancora a perpetrare questo status quo, che poi non ci dimentichiamo, come dico sempre, la società civile è sempre qualche anno più avanti rispetto alla politica. Noi con la legge Zan andiamo a rincorrere un bisogno che c'è, Esatto, che è nella società, sacrosanto. che è nelle scuole, che è nei giovani, è cambiato il mondo e la politica deve iniziare ad aprire gli occhi anche in termini di diritti. E mi dispiace, ma deve farlo anche la Chiesa. Altrimenti la Chiesa, Indubbiamente. se non sta un po' al passo con il mondo che cambia, non so se migliora o peggiora, ma il mondo cambia. E se la Chiesa non continua ad arroccarsi su posizioni che sono veramente medievali, medievali. E Guarda, quando si è un dice salto il papato di all'indietro. Francesco è un papato progressista, io storco sempre un po' il naso perché mi ricordo anche tutte le osservazioni fatte sul tema dell'aborto, che di tutto sanno meno che di progresso. Chiesa che però nei confronti di persone, insomma, a mio parere discutibili come Pillon, come il senatore Pillon, insomma, non tiene un comportamento Esatto, diverso, ma insomma. infatti queste azioni sono queste uscite della Chiesa sono la legittimazione di roba come Pillon, che è una cosa, una macchietta, una cosa Che abbiamo folcloristica. fatto di male per meritarci Non lo Pillon? so, Lo chiedo a chi ci che segue se da uno casa. legge quello che questa persona dichiara, scrive, ma Pillon come tanti altri, ora lui è quello più mediaticamente, diciamo, esposto e più utilizzato come esempio, cioè il fatto che la Chiesa abbia fatto questa uscita, che legittima pienamente le azioni e le parole sconclusionate di personaggi come questi, che non ci dimentichiamo siedono in Parlamento, perché come sempre la politica non è selezione dei migliori ma rappresentanza, vuol dire che in giro c'è pure gente che la pensa come Pillon, per carità, Per io forza di cose. non voglio mica censurare, però credo che ci siano istituzioni come istituzioni di garanzia, no? E non possiamo pensare di legittimare determinate posizioni, determinate esternazioni, perché è uno svilimento anche proprio del ruolo stesso della Chiesa, Esatto, scendere esatto, esatto, esatto. e sostenere queste posizioni che sono discriminanti verso anche persone che fanno parte del popolo della Chiesa. Persone Sì, che chiaro. fanno parte del popolo della Chiesa. Guarda, la domanda che mi faccio e che rivolgo, giro a te, è se ti sei data una spiegazione su questo fatto. È una delle prime cose alle quali, insomma, ho pensato stamani mattina leggendo i giornali. La Chiesa non è intervenuta 50 anni fa in questo modo, entrandoci a piedi pari, perché sono entrata a piedi pari questa qua. Quando c'è stata la battaglia civile per il divorzio e l'aborto, e invece l'ha fatta adesso. Sono passati 50 anni e invece che andare avanti siamo andati indietro, ma in maniera spaventosa. Come mai, secondo te? Ma in realtà non c'ero, ma sono intervenuti sicuramente, magari l'eco mediatica poteva essere diversa, avranno utilizzato anche strade diverse. È sconcertante, però ecco, poi ognuno si fa la sua opinione e si fa la propria opinione anche rispetto a un credo religioso, a un approccio alla religione che può essere personale.
E questo è un approccio molto, cioè la Chiesa sta facendo veramente tanta, sta facendo politica in questo momento in maniera forte, importante. Io credo che per certi versi l'esempio della Francia, che è un paese profondamente laico, che ribadisce la propria laicità, nei confronti di tutte le confessioni, tra l'altro hanno abolito per legge anche di indossare il velo, quindi insomma tutta una serie di cose, anche lo Stato francese molto forti, molto importanti, ma nessuna confessione religiosa si sognerebbe mai di dire allo Stato francese o di fare esternazioni come si è permessa la Chiesa nei confronti dello Stato italiano negli anni e oggi lo conferma. Probabilmente il fatto di avere il Vaticano qui, il retaggio dei vari concordati, rinnovati e modificati, ma sempre mantenuti, è per noi come dire, un elemento che ci tiene sempre con quel filino tirato, Siamo appesi, perché dai. fa parte della nostra storia politica, in maniera. Fa parte anche della storia politica del paese, sì, Allora, sicuramente. prima del break, l'ultima domanda su questo argomento, se secondo te questa può essere la mazzata definitiva nei confronti di questa legge che insomma è stata approvata alla Camera, però al Senato c'ha un iter particolarmente tribolato. Io temo che con questa ingerenza così forte, cioè fino ad oggi quelli che si opponevano alla legge Zan, sì, boh, vabbè, ci facevano un po' sorridere, si arriverà in fondo, dai, in qualche modo. Io credo che questa ingerenza così forte, così autorevole, non potrà che avere un peso. Io temo che questo diventi un elemento di stop anche da parte del capo del governo, che comunque ha un ruolo diverso di provare a tenere tutta una serie di componenti che fanno parte comunque della maggioranza. E io temo che un'ingerenza così autorevole, esterna dello Stato della Chiesa, di fatto, non potrà non avere degli esiti. E o bene bene o male male, cioè o si approva domattina o io credo che la legge Zan rischi di arenarsi Temo e anch'io. di rimanere bloccata con la sola approvazione della Camera. E tanti saluti a una cosa che è una legge di civiltà, che è una legge per i cittadini, è una legge per tutti. Cioè noi siamo ad amministrare, amministriamo per tutti, abbiamo il nostro pensiero, ma poi i cittadini devono essere tutti tutelati massimamente. E quindi questo sarà un ulteriore strumento per dire ai nostri cittadini ci siamo, siamo vicini a voi e comunque vi sentiate, qualunque sia il vostro sentire rispetto al sesso, al genere, a quello che siete, lo Stato c'è e vi tutela. Così, diciamo, mostriamo proprio la debolezza della politica e delle istituzioni. E soprattutto una arretratezza culturale sconcertante. Purtroppo. Ci fermiamo un attimo, restate con noi, a tra poco per la seconda parte di CarTube. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra. Seconda parte di CarTube in compagnia di Eleonora Ducci, che è la sindaca di Talla. Con lei abbiamo toccato argomenti molto, diciamo così, delicati, in particolar modo la legge Zan. Io però vorrei sapere da te, in un comune piccolo come Talla, insomma, tutti si conoscono, no? Quindi, guarda, camminare per strada mi immagino che sia abbastanza difficile perché
Quante volte ti fermano al giorno? Ma partiamo dal presupposto che a Tala va tutto bene, quindi diciamo non mi fermano quasi mai. Scherzo. No, vabbè, sì, certo, a volte anche a casa della nonna viene un amico, ti dice questa cosa, quest'altra. Poi in realtà tutti hanno il mio numero di telefono, quindi non Sì, aspettano no. nemmeno di incontrarmi per strada, ma mi telefonano C'è l'aggravante. direttamente. Esatto. Però è normale, è giusto e devo dire che c'è anche, tranne proprio dei casi estremi, c'è anche rispetto degli orari, un pochino, ecco, perché è giusto così, insomma. E poi il sindaco c'è quando hanno bisogno, veramente non ci si tira mai indietro. E quindi, però sì, quando si passeggia, anche con l'amica si prende il caffè, ma ti devo dire sta cosa, guarda, dico io non c'è mai pace. Addirittura i bambini, ogni tanto anche bambini che poi mi fanno ridere, che mi chiamavano, all'inizio mi chiamavano la sindachessa, poi hanno imparato a usare la sindaca. E sindaca, c'è questa cosa da fare, un altro mi fa, gli devo dire alla sindaca che non mi funziona il lampione davanti a casa. Quindi ti fermano. Però sono le cose belle sai, da noi non c'è quel filtro della struttura, no? Quindi è tutto più immediato, però hai l'occasione di vedere il meglio e il peggio delle persone. E diciamo che il meglio supera il peggio, quindi va Ma io bene. credo che ci siano in questi piccoli borghi, in questi piccoli comuni, ancora delle dimensioni umane Sì, che qui si sono perse. assolutamente. E sto facendo il paragone con Arezzo, mi immagino una città come Magari al Roma, sindaco d'Arezzo gli Milano. arriva la bottiglia confezionata, a me mi arrivano i funghi già fritti, capito? Quindi non lo so mica cosa è meglio. Già pronti dentro la scatolina, caldi, caldi, È un incentivo fritti. per trasferirsi, per emigrare in Casentino. Sì. Poi Casentino, insomma, è straordinario perché sapori cioè, prosciutto particolare, Tutto, insomma, gli tutto. affettati, formaggio, insomma, dal punto di vista culinario. Poi io ho mio nonno originario del Casentino, della Valle Santa, insomma, nato a Giampereta. Quindi proprio dei bei Mi ricordo, posti, eh. insomma, parlava sempre dei tortelli di patate, insomma, queste prelibatezze proprio tipicamente casentinesi. Però, insomma, fa piacere anche essere partecipi delle gioie e purtroppo Sì, anche dei dolori, insomma, perché c'è tutto, no. insomma, dentro un ruolo del genere, no? Si viene coinvolti per le cose più disparate, e dai conflitti in condominio al matrimonio, insomma, è una bella esperienza Però che. non sono sempre piacevoli le esperienze. Mi riferisco alle cronache di questi giorni e riguardano un comune del Valdarno, di Laterina. La sindaca è stata una dei suoi assessori, sono stati presi di mira, insomma, dall'opposizione. Sui social con frasi pesanti, insomma, insulti. Sta storia veramente comincia a venire un po' a noi, che il Sì. fatto che le persone che scrivono sui social si sentano In una così, bolla, sì, in una non c'è bolla diversa. responsabilità. Poi uno può dire quello che vuole, non è così, No, insomma. non è così perché oggi questa è una piazza, è come essere in piazza e andare da una persona e dirgli queste cose. Cioè, con l'aggravante che non ci si limita a quelli presenti in piazza, ma la cosa può essere ulteriormente amplificata, screenshottata, inviata, inoltrata, mandata, diffusa. E alimentare la responsabilità di chi amministra, di non alimentare dei linguaggi di odio, di cercare di tenere un equilibrio, pur dicendo cose, esprimendo un dissenso, magari penso alle opposizioni, ma fomentare il linguaggio di odio. E poi quando si arriva a fare determinate osservazioni, determinate affermazioni, queste robe vanno stoppate perché si legittimano, più si mandano avanti e più gli si danno legittimazione e non è accettabile. La Simona non ha bisogno che esprima pubblicamente la mia solidarietà perché c'è un'amicizia, insomma, penso che questi episodi siano da condannare, lo deve fare anche chi ha dato avvio a questa roba.
è roba questa, è una roba Sì, 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 che, sì, non sì, sì. ha, che è indegna, che Ma, non è fra giusta, l'altro che... ho letto, ora per fortuna non ricordo molto bene, ma insomma il contenuto era Sì, che dovevano essere buttati dal di sotto, sì, cioè da cose... una rupe, una cosa, insomma, beh, gente poi conosciuta con nome e cognome, insomma, Esatto. cioè, la No, è domanda che mi scandaloso. faccio, rispetto a Non c'è diverse generazioni, condizione, sì, ma forse. voglio dire, hai questa grande fortuna di avere tra le mani un mezzo per poter confrontarti con gli altri, no? Ma usalo in maniera intelligente. Cioè, purtroppo la scuola No, viene nazionale. usato per esprimere proprio tutte le bassezze possibili e immaginabili. Perché ho detto, si può esprimere un'opinione, un dissenso, ma non si può offendere, attaccare, minacciare. Sono tutti... E purtroppo anche questo tema della pandemia, no? Che non ci siamo visti per tanto tempo. Abbiamo perso cosa significa guardare un'altra persona negli occhi e dirgli una cosa, anche cattiva, anche Sì, brutta, no? sì, Siamo nascosti dietro questi schermi. Ciascuno vive nel proprio grande o nel proprio piccolo esperienze di questo tipo, da un punto di vista politico, personale, no? Questi messaggini, WhatsApp, Facebook, sono degli strumenti malsani dal punto di vista delle relazioni personali, umane e anche istituzionali, perché anche nei rapporti istituzionali c'è un linguaggio, c'è un rapporto, c'è un modo di rapportarsi, ci sono delle opportunità. Ci sono cose che sono inopportune da scrivere, inopportune da dire, proprio anche da un punto di vista del rapporto con l'altro, che sia anche un avversario politico, ci sono cose che non ci si può permettere di dire e di fare. Guarda, tra l'altro c'è in discussione una legge, una modifica di una legge che ormai è del 1948 che riguarda la condanna per chi diffonde offese tramite i mezzi di comunicazione, però insomma nel 1948 c'erano praticamente i giornali, c'era neanche la televisione, quindi riguardava solo i giornalisti. Invece adesso finalmente arriva questa modifica e chi diffonderà, insomma, notizie, offese, eccetera, rischia dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione. Anche perché c'è l'impunità, no? Ora tu Ah, pensi di poter scrivere, diciamo non mi fa niente nessuno. sì, anche questo sì, è relativo, nel senso che comunque esiste sempre la querela Sì, quando è come se, però sono diciamo, prese in uno ti avesse incontrato per considerazione strada, insomma. così e cosà, insomma, ecco. Sì. Invece avere delle certezze anche per chi riceve determinate offese, determinate diffamazioni, potersi difendere. Utilizzando anche quelle cose che sono state scritte, perché poi oggi con questi mezzi abbiamo tutti, non voglio dire la dignità del giornalista, ma abbiamo tutti l'opportunità che ha il giornalista, cioè di scrivere cose che Però rimangono guarda, pubbliche. ti dico una cosa, Eleonora, da giornalista iscritto all'albo ormai dal 1988, quindi io ho sempre contestato l'ordine dei giornalisti, perché è un'anomalia tutta italiana. Esiste un articolo della Costituzione che garantisce la libertà di espressione del proprio pensiero a tutti. Io quando la gente mi ferma, ah, voi che siete giornalisti dite, no, quindi guarda, hai l'opportunità di dirlo Ma anche te. finché non offendi, secondo me, cioè certo che possiamo tutti esprimere la nostra opinione, nel rispetto dell'altro, nella certezza di quello che si dice e nel rispetto, perché ormai qui si è perso il confine del personale, il confine dell'istituzionale, del pubblico, è tutto un'unica cosa e questo non va bene, non va più bene. Io credo, insomma, che ci debbano essere un po' di... Non voglio dire una separazione netta, però un rispetto, no? Tu non mi puoi offendere personalmente per una mia posizione politica. O Esatto. Ma poi usare cose personali per sì, farmi del male a livello politico. ma poi se facciamo l'elenco delle castronerie che leggiamo sui social ci sarebbe veramente da sbizzarrirsi. A proposito di castronerie scritte sui social, la vicenda di Saman, che è stata veramente una tragedia, dai contorni ancora purtroppo non ben delineati. Però c'è stata questo post da parte di Rossella Angiolini che ha fatto veramente un rumore, un fracasso incredibile, era inevitabile. Insomma, frasi pesanti da parte di un personaggio che ha rivestito un ruolo e rivestiva anche un ruolo
particolare, insomma, sono inaccettabili. Ecco, te da donna mi immagino che, insomma, fra l'altro, no, ho visto anche una presa di posizione ufficiale da parte tua, quindi. Sì, poi a me mi è stato detto in una radio che dovevo stare zitta perché io c'ero andata 2 volte alla commissione pari opportunità. Io sono un membro di diritto della commissione pari opportunità, che devo dire, mi dispiace, ma in questi anni da quando è stata istituita non ha fatto praticamente niente. Si riuniva il lunedì, io il lunedì fino a poco tempo fa, poi nell'ultimo anno non si è mai riunita, quindi. Avevamo giunta dell'Unione dei Comuni e l'avevamo anche comunicato, per cui. Ma al netto di questo, che ci si vada o non ci si vada, la commissione c'è, chi ne fa parte di diritto perché è stato nominato, io ne facevo parte di diritto, ne faccio parte di diritto come consigliera provinciale, quindi, e soprattutto è un luogo plurale la commissione pari opportunità, cioè è un luogo dove ci sono donne di qualunque estrazione politica e chi la presiede la garantisce. Chi la presiede garantisce quelle donne che siedono in quella commissione, il rispetto che si deve a quelle donne. Siccome ci sono tante donne anche lì di sinistra, con una storia femminista di sinistra, diventa ancora più inaccettabile che chi presiede una commissione, che è una commissione di garanzia, una commissione plurale sotto il punto di vista anche dell'estrazione politica, si esprima con quei termini. Al netto è indecoroso esprimersi in quei termini. Comunque, ancor più se si riveste un ruolo di quel tipo. E tra l'altro, ancor più ho ritenuto di dover dire qualcosa che io vada o meno alle sedute della commissione pari opportunità perché io sono una consigliera provinciale. La commissione è una commissione provinciale ed era inaccettabile che chi rappresenta la provincia, perché in quel ruolo si rappresenta la provincia perché si è presidenti di un organismo dell'ente provincia si esprima in quel modo nei confronti di altre donne, di altre persone, al di là di altre donne. Se avesse usato termini squalificanti Ma nei confronti degli uomini era uguale. sì, ma questo livore, questo odio represso che viene fuori in queste circostanze, ma quanta rabbia repressa c'è in questa società? È una Ce n'è cosa tanta. spaventosa se uno ci Eh pensa. sì, però chi ha un ruolo pubblico deve. È difficilissimo, eh? Perfettamente Difficilissimo, guarda, d'accordo. è difficilissimo perché mi è successo, cioè è successo a tutti di perdere le staffe, però bisogna cercare di tenere un equilibrio perché altrimenti succedono queste cose e veramente anche nei confronti della cittadinanza, non è sempre quel tema, la politica da esempio, qua e là, ma insomma, cerchiamo possiamo cazzeggiare, come si dice, dire le battute, usare anche un linguaggio colorito qualche volta, sono la prima, però le offese così gravi, così livorose non sono accettabili. Questo è quantomeno scontato, però voglio dire, da un personaggio politico e poi Ancora che più grave. riveste quel ruolo sono ancora più inaccettabili. Insomma, è lo specchio un po' della società, ma Esatto, no, questa è la perché non domanda. dimentichiamo insomma, che quello è un organismo di un certo tipo, insomma, con dei valori, anche con una composizione plurale dei suoi membri, ecco, cioè, tutta una serie di aspetti che insomma, poi dopo ha preso altre pieghe la faccenda e non sempre l'approfondimento è la strada più immediata, ma insomma secondo me sul tema della commissione c'è anche tutto appunto il tema della pluralità dei componenti, della garanzia, cioè siamo lì a garantire la parità di accesso a tutte le donne, ai ruoli, ai luoghi, alle opportunità. Purtroppo il nostro non è un paese per donne, No. quindi c'è ancora tantissima strada da fare, purtroppo, No, le donne è fanno più triste. fatica, a me quelle che mi dicono no, io non faccio fatica, so brava quanto gli uomini, quindi io vado avanti per il mio valore. No, noi ci si fa ammazzo il doppio, fate come vi pare. Mi dispiace per gli Questo altri, mi no, dispiace sia per le è donne vero. che dicono che non servono le quote rosa, che qua che là, o che abborrano il termine al femminile. No, noi che in questi luoghi, ruoli ci siamo, in questi luoghi ci siamo, dobbiamo usare i termini al femminile, perché tutte quelle ragazzine che guardano le donne in questi ruoli, in questi luoghi, devono sapere che le donne ci possono andare, ci devono poter andare, hanno l'opportunità di andarci e che altre donne gli hanno aperto la strada, altrimenti siamo lì a far niente. È uno dei nostri compiti. Allora, siamo quasi giunti al termine di questo piacevole viaggio. Io ti
Volevo citare una frase di Marcel Proust, che forse è stato uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi, no? Che diceva che il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi. Questa è una frase che mi è sempre rimasta impressa e dovrebbe essere un po' l'insegnamento a tutti quanti. Sono d'accordissimo, sono d'accordo. A volte non vediamo quello che ci abbiamo vicino. Cambiare idea, cambiare visione delle Ma cose mi ha è colpito quello sano. che mi hai detto all'inizio quando mi parlavi dell'università. Te hai avuto la forza, la capacità e l'intelligenza di metterti in discussione anche in giovanissima età e dire, ma insomma, io che sto facendo? No, cambiamo. Poi abbiamo tante vite da vivere. Ne finisce una, ne Siamo inizia come i un'altra. gatti. Sì, ne finisce una, ne inizia un'altra. Finisce una cosa, inizia un'altra, più bella, più brutta, ma diversa. Però E guardare il mondo dobbiamo con pensare nuovi questo, occhi e sì. mettere in discussione anche le tante certezze che le persone pensano di avere, no? E Assolutamente, questa è una sì. cosa fondamentale. Allora, grazie Leonora, è stata una bella esperienza per me, Grazie. insomma, Anche per me è un è piacere. stata molto molto piacevole, ti faccio tanti auguri, un in bocca al lupo per tutte i tuoi impegni, che non sono pochi. Grazie, grazie Grazie mille. mille. E noi ci vediamo alla prossima puntata con Cartube. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra.